9 febbraio 1849. A Roma un'assemblea costituente proclama la nascita della Repubblica Romana. Il pontefice non c'è più, Roma è senza il suo sovrano. Ma chi ha preso il potere? Chi ha vinto la partita? Quali sono le circostanze che portano alla nascita di una Repubblica democratica nel cuore della cattolicità? Vedremo quale parabola porta a indurre il pontefice a scappare da Roma e quali saranno i protagonisti che portano alla costituzione di una Repubblica Democratica Romana.